Grazie dell'invito, innanzitutto sono molto contento di vedere l'amico Masi che saluto con grande cordialità e anche ringrazio il dottor Furlan per l'invito di oggi e gli do il benvenuto in questo settore così strategico. Che posso dire? Abbiamo fatto tante cose insieme negli anni in cui ho mantenuto la posizione di direttore della Consob e ricordo sempre con piacere le diverse interazioni con cui abbiamo anche qualificato e discusso importanti temi economici che hanno visto che si sono evoluti in questi anni. Questo nota è la centralità del sistema bancario per funzionamento del nostro della nostra economia, del nostro sistema produttivo più in generale. È anche noto che abbiamo vissuto degli anni particolarmente difficili, non solo per la rivoluzione digitale che ha riguardato anche, come noto, il tema delle valute digitali, ma anche perché si è verificata una crisi double B, cioè con due picchi, probabilmente ora assisteremo al terzo, speriamo di no, ma insomma, che ha compromesso il nostro sistema produttivo non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo, con delle crisi che hanno caratterizzato il sistema bancario senza precedenti. Neanche più di 10 mesi fa si riteneva che il picco delle sofferenze bancarie fosse raggiunto e che il sistema avesse ripulito gran parte delle sue superato gran parte delle sue criticità. Ora ci troviamo a discutere di nuovo di congelamento delle perdite, di valutazioni su come far fronte alle difficoltà del nostro sistema produttivo e insomma cose veramente difficili da gestire, che secondo me portano anche il sindacato nell'interazione, a maggior ragione il sindacato che si occupa delle questioni finanziarie del paese, a dover affrontare i temi con soluzioni innovative e con un rinnovato spirito di responsabilità, ma anche di coerenza all'esigenza dei lavoratori e a non perdere di vista quello che è l'obiettivo dello sviluppo generale del nostro paese, che comunque ha delle possibilità e delle prospettive importanti. L'Italia è infatti ridiventata centrale per tutti i temi della logistica, per via dello sviluppo della Via della Seta, a maggior ragione il nostro sistema industriale dovrà cercare di reagire in maniera coerente, si dovranno affrontare i temi del Brexit, che sono tutti molto importanti e soprattutto rilevanti per il tema dell'economia finanziaria. Come noto, gran parte noi siamo un importante partner industriale, finanziario e commerciale della Gran Bretagna e quindi questo evento può offrire delle opportunità ma anche delle insidie che andranno pertanto gestite nel migliore dei modi possibile. A questo poi si aggiunge il sistema, il problema della guerra dei dazi. Ora vedremo la Trumpnomics se riceverà un aggiornamento di qualche natura, come tutti ci auguriamo. Non è dato nulla per scontato, come non è scontato la dollarizzazione dell'economia e la perdita di centralità che hanno alcuni aspetti energetici all'interno dell'economia del nostro paese. Di nuovo rinnovo un saluto all'Assemblea e ringrazio ancora per l'invito, un grande abbraccio al mio amico Masi con cui abbiamo condiviso tanti momenti di lavoro e veramente auguro buon lavoro a tutti e a presto. Grazie dottor Lenna.